esigevo più coraggio, non era una sintesi mia, era una sintesi del suo leader Salvini, perché ha appena detto a Draghi sulle aperture chiediamo più coraggio, perché gli italiani lo meritano. Lei è d'accordo su questo? Ma si sa, cominciamo col dire, glielo dico sinteticamente, che non stiamo parlando di riaperture, perché noi non stiamo uscendo come a maggio dell'anno scorso da un lockdown dove c'era tutto chiuso. Noi abbiamo moltissime attività aperte e abbiamo delle attività residuali da aprire, ristoranti, bar, palestre, piscine, teatri. Ecco, e quindi si tratta anche di affrontare quantomeno la soluzione di base che avevamo a maggio dell'anno scorso, che era assolutamente molto più chiara. Che senso ha dire che da giugno apriremo un ristorante dalle 5 del mattino alle 18 di sera? Ma chi è? Cioè, che vantaggi abbiamo? Ma che senso ha dire che si possono aprire ristoranti in zona gialla all'aperto? Ma da noi all'aperto i ristoranti non possono lavorare con queste temperature. Tra l'altro abbiamo anche una primavera freschina, no? Allora guardi, adesso ci arriviamo su questo, perché le presento anche una ristoratrice che ha costantemente questo problema. Però prima, scusi, una domanda politica la devo fare perché è molto importante. Salvini insiste moltissimo sul fatto che il ministro Speranza è del tutto inadeguato, che andrebbe mandato via. Dato che lei ci ha lavorato gomito a gomito da presidente di regione, è un giudizio che lei condivide questo? Ma guardi, io ho garantito sempre la leale collaborazione con tutti, anche col ministro Speranza. Poi possiamo avere delle visioni diverse, come io ce le ho su alcuni fronti col ministro Speranza. Ad esempio, potrei dirle che io avrei già autorizzato i test fai da te in maniera tale che noi cittadini riusciamo ad andare al teatro, ci facciamo il test fai da te all'ingresso. Oggi peraltro esiste sul mercato internazionale sia nasale che salivare, piuttosto che per le scuole o al ristorante o da altre parti. Questa, ad esempio, quella della diagnostica, secondo me è una sfida che noi dovremmo affrontare. Quindi anche la più coraggio, dice lei. Aspetti un attimo, perché c'è